Buongiorno, seconde, siamo alla fine del 300 e con il 400 ovviamente siamo all'età dell'umanesimo, anche se quest'età non ha prodotto dei poeti così importanti come Dante, Petrarca e Boccaccio, l'abbiamo fatto ovviamente in maniera abbastanza scolastica, perché ovviamente siamo, anche se è una scuola sui generis, nel senso io sono a casa mia, voi ora siete a casa vostra e quindi questa è una lezione asincrona, che vuol dire semplicemente che io la parlo ora e voi forse la vedrete qualche ora o giorno dopo. Comunque siamo al 400. Finita la peste, la grande peste del 1848, ovviamente c'è quel periodo che è il 400, che noi abbiamo abbandonato la storia e quindi non ci ritornerà la letteratura. Lorenzo il Magnifico, ovviamente lo trovate alla fine del libro di prima, quindi tra la prima e la seconda. Non mi metterei a rifare Lorenzo il Magnifico dal punto di vista storico. Certamente. Oltre, naturalmente, perché ne parliamo ora a letteratura? Perché oltre a essere stato ovviamente un grande politico, ha anche scritto delle poesie, non è un poeta del livello di Dante Alighieri, però insomma, se l'è cavata, insomma, diciamo che il suo l'ha fatto. Riprendiamo la vita, Lorenzo de' Medici, detto il Magnifico, della stirpe de' Medici, che il nonno Cosimo il Vecchio, da non confondere con Cosimo il Giovane, quello che è in piazza Signoria, ma è di un ramo collaterale della famiglia dei Medici. Cosimo il Vecchio riuscì a prendere il potere a Firenze e lo trasmise al figlio Piero, detto il Gottoso, perché appunto la carne era un cibo per ricchi. Nel 1400 i poveri la carne la vedevano una volta all'anno, a volte, se non di meno. Quindi l'eccessivo uso di carne a parte ricchi provocava questa malattia, che si chiama anche Gotta, e lascia il potere ai due figli, i figli Giuliano de' Medici e Lorenzo il Magnifico. Lorenzo il Magnifico è nato appunto nel 1449 da Piero de' Medici, e la madre era una poetessa. Comunque Lorenzo de' Medici, vissuto alla corte, no, la corte non nessuna corte, vissuta la scuola dei grandi poeti toscani come Petrarca e Dante, certo, ovviamente non poteva non dare qualche frutto. Scusate, ma ovviamente non è rimasto, cioè, è quelle figure come Leonardo da Vinci, che sono in parte celebri, come Leonardo da Vinci è celebre come pittore, ma anche come letterato non è male. Quindi, vabbè, la vita di Lorenzo il Magnifico, quindi 1449, a 20 anni dopo la morte del padre, assume il potere all'inizio col fratello, non c'è detto, ma dopo la congiura dei pazzi, il fratello, mentre erano in messa al Duomo per Pasqua, i pazzi, che erano una famiglia di Firenze, organizzano una congiura per liberarsi di questo incomodo padrone, perché in fondo Lorenzo de' Medici era un tiranno, possiamo dire che era un tiranno benevolo, detto il Magnifico perché proteggeva le arti, ma insomma, dal punto di vista di molti fiorentini era un dittatore. E sebbene non avesse sovvertito ufficialmente le istituzioni repubblicane, in realtà il potere era tutto nelle sue mani. Quindi i pazzi che guidano questa congiura nella chiesa del Duomo tentano di assassinare lui e il fratello Giuliano. Il fratello Giuliano de' Medici viene assassinato. Lorenzo de' Medici viene ferito a un braccio e portato da Agnolo Poliziano, detto, che viene da Montepulciano, per cui Agnolo Ambrogini, detto il Poliziano, che si barricano in sacrestia finché arrivano i rinforzi. Come ho già detto a lezione, le condanne a morte venivano eseguite nel Palazzo del Bargello, che oggi sia un museo della scultura, ma all'epoca era la sede della polizia, i carceri della Firenze. Quando si portava a morte qualcuno, si partiva dal Bargello, si faceva Borgo la Croce, che si chiama così appunto perché ci passavano i condannati a morte, quindi c'erano le stazioni di penitenza, portato in quella che
Piazza Beccaria, c'è cioè fuori delle mura, e lì decapitato. Ma ovviamente il Palazzo del Bargello è rimasto appunto prigione, anche luogo di tortura, fino alla riforma medici, non medicina, no, dei Lorena, che abolirono la pena di morte e la tortura. Primo paese nel mondo fu appunto il Granducato di Toscana, ma questa è un'altra storia. Il Lorenzo il Magnifico ovviamente non solo non abolì la pena di morte scampato al pericolo, ma fece giustiziare i congiurati che avevano attentato alla sua vita, soprattutto quelli della famiglia dei Pazzi. Oh, ma a parte questo, è detto il Magnifico perché assicura, cioè, dire, avendo numerose entrate finanziarie, certamente il Palazzo Medici Riccardi, che appunto era casa sua, era un palazzo splendido dove ospita, per esempio, nel giardino del palazzo, dove ci sono ancora i limoni, insomma, all'epoca il limone era una pianta esotica, e ospita anche nel suo palazzo Michelangelo Giovanni, Michelangelo Buonarroti, che a scuola di Bertoldo impara l'arte della scultura e quindi protegge e sviluppa la riscoperta dell'antico e incoraggia le arti e i mestieri di Firenze, rendendo Firenze ovviamente quella città che tutti noi conosciamo. Non è stato iniziato lui, perché il Duomo è iniziato lui, ma insomma, la cupola dei Brunelleschi, la grande palla del Verrocchio che venne issata sopra il Duomo, sopra la cupola. Non fu una buona idea perché non sapevano che, essendo di rame messa sopra la cupola, attirava tutti i fulmini, perché però non avendo lo scarico a terra, perché per la fulmine funziona che io metto un oggetto di metallo sul tetto, il fulmine lo colpisce con uno scarico di elettricità a terra, mando l'elettricità, la disperdo in terra, e quindi questo è il principio del parafulmine. Ma ovviamente in realtà i fulmini colpivano la palla di rame, e poi la palla di rame tendeva a cadere, perché ovviamente finché era bel tempo non succedeva nulla, ma non bastava un temporale. Vabbè, questo si lega con la morte. Dai. Il Lorenzo il Magnifico, scusate, sono un po' stanco anche oggi, dalle 9 che sono a giro, cioè a giro no, ma sono per la scuola, insomma, per la scuola virtuale, che non è meno faticosa di quella reale, anche se non si fanno più corridoi e scale, ma insomma, forse era meglio quella di prima. Ma comunque, nel 1492, cioè, no, scusate, riesce a convincere, siccome l'Italia è divisa in tanti piccoli stati, riesce a convincere i principi italiani a non farsi guerra tra di loro, e non farsi guerra tra di loro, e quindi, in caso di invasione dello straniero, di opporsi tutti quanti insieme. Questa politica ha successo fino al 1492, che è la data, ovviamente, della scoperta dell'America, la morte di Lorenzo il Magnifico, la fine dell'equilibrio d'Italia e la cacciata degli ebrei e degli arabi dalla Spagna. Quindi il 1492 è una data che si ricorda bene, ma c'ha tante cose insieme. Quando morì l'8 aprile 1492, un fulmine colpì la palla di rame. Vabbè, fu preso con un cattivo presagio, perché ovviamente i fulmini tendevano a colpirla, per le ragioni che abbiamo detto prima, e la morte di Lorenzo il Magnifico portò ben presto la discesa del re francese Carlo VIII nella penisola italiana, perché il duca di Milano cominciò a litigare con il re di Napoli, e quindi cominciò tutto un disastro che poi fu rimediato. Per rimediare a questo disastro ci vorrà l'unità d'Italia, ma quella è storia. Vabbè, dice il sostenitore e promotore della nuova letteratura in volgare, in cui anche lui scrisse poesie in volgare, sull'esempio di Dante, Petrarca e Boccaccio, ovviamente scrive in Toscana illustre. E qui abbiamo il Trionfo di Bacco e Arianna. È un canto carnascialesco, vuol dire composto per il carnevale, dopo il periodo di morte e distruzione, insomma, che c'era stato. I fiorentini volevano anche un po' divertirsi. È una canzone, è un inno alla gioia, però con il monito della morte, nel senso che quanto è bella la giovinezza che si fugge tuttavia, chi vuole essere beato si addio, ma non c'è certezza. Quindi è una canzone allegra, ma con un sottofondo triste, se vogliamo dirla tutta. Ovviamente durante il carnevale che precedeva la quaresima, carnevale che chiudiamo con la canzone, la esamineremo la volta prossima. Ovviamente nel periodo di carnevale si poteva mangiare carne, perché poi sarebbe succeduto il periodo della quaresima di digiuno,
E quindi che portava la Pasqua, che è da poco passata, quindi febbraio carnevale, marzo, aprile la Quaresima, poi aprile la Pasqua, e poi l'anno liturgico che ovviamente c'è anche voglio, che ovviamente in un'epoca profondamente cristiana, dove il cristianesimo aveva un ruolo ancora fondamentale, ma siamo comunque nel 400, dove, come potete vedere anche ad arte, mentre nel 300 il Dio è il centro dei pensieri dell'uomo, già col prossimo autore che faremo a letteratura italiana, Lorenzo, sì, Lorenzo, Leonardo da Vinci, che dire, Leonardo da Vinci è un pittore, ma anche scritto in toscano, essendo di Vinci, penso sia chiaro. Quindi l'uomo acquista sempre più spazio e autonomia dalla religione, ma comunque la religione determina la vita quotidiana degli uomini. Quindi il carnevale è il momento di gioia prima della Quaresima. In questo momento, era al tempo di Lorenzo il Magnifico, c'era la moda di travestirsi da dei antichi. In questo carnevale, per cui ha composto questa canzone da ballo, si riprende un mito antico con Bacco e Arianna. Bacco è il nome latino del dio greco Dioniso, il dio del vino, figlio di Zeus o di Giove, se lo vogliate dire alla latina o alla greca, che questo dio greco latino, ovviamente, greco e latino, insomma, dipende dal nome. Il mito narra il mito che Teseo, dice che c'entra Teseo, c'entra Teseo, perché Teseo, dovendo andare a Creta a uccidere il Minotauro perché il re Minosse pretendeva un tributo di vittime dagli ateniesi ogni anno, quindi la nave sacra che portava, mi sembra, sette fanciulli e sette fanciulle al mostro Minotauro, si imbarca anche Teseo, deciso a uccidere questo mostro e a impedire questo continuo sacrificio di vite ateniesi. Arrivato a Creta, la giovane Arianna si innamora di Teseo. Così facciamo anche un ripasso di Epica dell'anno scorso, ma nel libro di Epica, se non l'avete venduto o buttato, c'è tutto questo, c'è tutto. Comunque, qualsiasi libro di mitologia lo spiega meglio di me. No, spiego questa canzone per spiegare poi la prossima volta di che parla. Quindi, Teseo che arriva a Creta, siccome il Minotauro è fratello di Arianna, perché è figlio di Minosse e di Pasife, che sono il re, non di Minosse, è figlio della regina Pasife, però è fratello, fratellastro, diciamo, di Arianna, e non che i due siano particolarmente legati da vincoli di amicizia e di affetto, tanto che il padre stesso Minosse, il patrigno, in realtà non è il vero padre del Minotauro, ma qui lasciamo perdere, questo figliastro imbarazzante lo chiude dentro un labirinto fatto da Dedalo per non farlo vedere. Però questo figlio gli dà da mangiare non bistecche di vitello, perché essendo toro forse non gli piaceva la carne umana, che per un toro è strano. Io lo vedrei meglio un toro a brucare erba, ma questo era un toro così, un toro mitologico. Quindi in questo labirinto costituito da Dedalo, qui sì, il mito di Icaro, insomma, Dedalo, Icaro, insomma, vabbè, mi facciamo tutta la mitologia greca in un minuto. Quindi è arrivato a Creta, anche Teseo deve essere introdotto nel labirinto per essere ucciso comunque dal Minotauro. Arianna gli dà il famoso gomitolo, filo, che appunto lo uccide nel labirinto. Teseo entra nel labirinto, uccide il Minotauro, perché il problema non era solo uccidere il Minotauro, ma uscire dal labirinto. Però con il gomitolino, col filo, riesce a uscire e dice: è finita la storia del lieto fine. No, non è il lieto fine, sennò che c'entra Bacco. Perché Teseo aveva promesso ad Arianna che l'avrebbe sposata una volta giunto ad Atene. Ma giunto all'isola di Naxos, mentre insomma, si riposano un pochino, Arianna si addormenta e gli ateniesi, zitti zitti, vanno sulla nave e partono e lasciano la povera Arianna a Naxos, da sola in un'isola deserta. Sapete, le Cicladi sono le Sporadi, sono migliaia di isole, insomma. Lasciamo perdere la geografia, ma per fortuna di Arianna lì passava il dio Dioniso. Bacco la vede e si innamora della sposa. Quindi questo è il trionfo. Questo canto riprende la mitologia greca e racconta il matrimonio, cioè il matrimonio, il passaggio di Bacco, Dioniso e Arianna, che è quella che abbiamo rispiegato che dell'anno scorso di Epica. E vabbè, e ovviamente si divertivano a rifar vivere le mito, i miti greci, ma in questo è Bacco bello e l'onda della tradente, perché è il matrimonio di Bacco e Arianna, pur abbandonata, però insomma a fondo nel cambio ci guadagna, perché da un eroe passa un dio, insomma, che non è cosa da tutti. E ora siamo fatto già 14 minuti, mi fermerei qui, vi studiate 135, la vita di Lorenzo il Magnifico, che poco c'è scritto nel vostro libro di letteratura, e l'introduzione al testo
Il trionfo di Bacco Arianna, che era un canto di carnevale. Con questo chiudiamo.